Benvenuti al video odierno. Prima di iniziare ricordate di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per aggiornamenti sulle ultime notizie. Tragico destino per i passeggeri del sottomarino Titan. Una spaventosa implosione rilevata dai segreti sistemi degli Stati Uniti d'America sembra essere la causa della loro morte. Sin dall'inizio, le possibilità di salvare i 5 occupanti del sommergibile erano scarse. Dopo intensi 4 giorni di ricerche, i rottami del mini sottomarino sono stati individuati in prossimità del relitto del Titanic. Le alte sfere della Guardia Costiera americana hanno spiegato che l'implosione catastrofica è stata molto probabilmente causata dalla perdita di pressione. Il disastro sembra essersi verificato poco dopo l'immersione, a una profondità di oltre 3.000 metri. Nessuna lenta agonia e soffocamento nell'oscurità degli abissi oceanici, ma una morte istantanea per le vittime. La mattina del giovedì 22 giugno, la Guardia Costiera statunitense ha annunciato la scoperta di un campo di detriti in prossimità del relitto del Titanic, grazie all'utilizzo di un robot telecomandato, inviato a perlustrare il fondale oceanico. Le speranze di sopravvivenza dei 5 passeggeri, oltre la durata delle riserve di ossigeno, erano già flebili, ma con la scoperta dei rottami si sono completamente dissolte. Poco dopo, il cofondatore della società responsabile delle spedizioni ha manifestato il timore che si sia verificata un'implosione istantanea del sottomarino. Quando si opera a profondità estreme, la pressione esercitata su qualsiasi sottomarino è così elevata che, in caso di guasto, può verificarsi un'implosione istantanea. Se questo è ciò che è accaduto, è avvenuto già 4 giorni fa. Un tragico epilogo per questa drammatica vicenda sottomarina. Se questo video ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace e iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video!